Ed eccoci qua, benvenuti ad una nuova puntata del TG Civic, eccomi qua. Siamo qua in giardino come al solito con una nuova location, il mio acero rosso, eccomi qua. A grande richiesta, ve l'ho fatto vedere e vi svelo anche una piccola sua bellissima peculiarità. Lui è appunto l'acero rosso, però nominato anche pianta d'ombrello. Perché ad ombrello? Perché la forma del tronco è, vabbè, un tronco normalissimo, però pende leggermente, in questo caso a destra, poi può pendere a sinistra, può pendere di lato, eccetera, eccetera. Quindi ha la forma somigliante ad un ombrello. Iniziamo subito. Ieri è stata la giornata mondiale dell'ambiente e allora il suo fico è stato scelto tra 100 comuni per partecipare ad un evento, ad una manifestazione che si terrà a Roma. E allora qual è l'appello che noi facciamo? Servono idee non green, super green, extra green, quindi mi raccomando, non siate tirchi di idee. E allora tra pochissimi giorni c'è la festa della scuola, perché martedì 8 giugno finisce la scuola. E allora propongo una mia iniziativa personale: fare appunto, vabbè, la festa della scuola con musica, giochi e anche invitando le varie autorità, quindi che so, sindaco, preside, eccetera, eccetera. Naturalmente divisa per plessi la festa, così non si crea neanche assembramenti ed è più divertente. Poi lancio un altro mio piccolo appello personale: chiudiamo solamente in estate, però, dal comune al Santa Maria, che sarebbe il tabaccaio, la strada, facendola diventare zona pedonale più open bar con anche l'aggiunta di musica. Così si possono mettere lì tavolini, c'è più divertimento, c'è più festa, eccetera, eccetera. Ma anche lo possiamo fare per far concorrenza ad altri vari comuni. E poi il quiz di oggi, scusate, ma con il caldo gli occhiali mi calano sempre di più. Allora, il quiz di oggi è un quiz molto divertente. Mi dovrete dire, sempre tramite il video, alla nostra mail, la notizia di suic@gmail.com, il nome della pianta con il cui con la quale tramite il formaggio e i pinoli diventa un sugo. Ecco qui la nostra mail, la notizia di suic@gmail.com. mandateci il video con la risposta al quiz e anche i commenti di tutti gli argomenti della puntata di oggi e volendo anche quella delle scorse settimane. La notizia di suic@gmail.com, il nostro TG suic e il mio acero personale vi aspettano settimana prossima. Ciao!